Buongiorno per YouTube, canale di Federico Galterio, Radio Antenna Verde e blog del Basso Lazio. Siamo nell'Istituto Alberghiero, non è la prima volta. Per che occasione? Per la giornata dedicata all'alimentazione, alla corretta alimentazione. Tra i presenti, ecco, il docente di sala, il professor Cimino. Antonio Camillo. Bene, e ci descrive così la giornata, l'impegno dei ragazzi, oltre l'impegno da parte dei relatori che sono venuti qua convenuti. Buongiorno a tutti, mai come in questo anno abbiamo avuto un entusiasmo maggiore, dovuto al fatto che è ancora in atto l'Expo di Milano, quindi questo convegno dedicato all'alimentazione si un po' riallaccia al tema dell'Expo. Quindi i ragazzi oggi hanno avuto una occasione in più per elaborare a livello di servizio, cucina e per quanto riguarda le preparazioni. Oggi hanno toccato una cucina etnica e quindi abbiamo raggiunto degli obiettivi veramente eccezionali. Lei in sala, in cucina chi è che ha collaborato? In cucina c'è stato il professor D'Alessandro con la sua terza, io in sala con la mia quarta. Oggi abbiamo fatto un coffee break alle 11 con dei dolcetti tutti di produzione biologica e poi abbiamo fatto il pranzo, la colazione al buffet di questa produzione di piatti maghrebini, diciamo, che hanno abbracciato un po' il bacino mediterraneo. Bene, i professori che sono stati relatori hanno descritto anche la giusta alimentazione, quella teorica, e adesso siamo per passati una sana vita al prato. L'abbiamo fatta a tavola, ecco. Perfetto. E abbiamo abbinato i vini del territorio, quindi abbiamo fatto una cucina etnica mediterranea, ma in abbinamento ai nostri vini del territorio. Bene, vedo che ci vuole fantasia oltre la pratica, la capacità, è vero? Sì. Da parte degli insegnanti, passione, che devono trasmettere ai ragazzi, per i futuri cuochi. Determinante l'apporto dei ragazzi. Bene, la giornata, ecco, siamo tutti convenuti qui nella sala di Celletti, sì, l'istituto è dedicato a Celletti. E terminata questa, quando avrete occasione per il Natale, per eventi particolari, come è stato anche giorni fa di San Francesco Caracciolo? Ci sono i ristoranti didattici e quindi sicuramente avremo modo di sentirci per appuntamenti. Annuncio solo che forse sarà la stagionalità del cibo. Proprio chiamato quindi così. Il tema dei ristoranti didattici sembra che sia la stagionalità del cibo. Quindi nel periodo autunno, inverno, estate, primavera, il piatto di quel periodo, ovviamente prodotto di quel periodo. Lo portiamo in cucina. Perfetto, e veramente potreste essere candidati per il prossimo anno all'Expo di Milano. Non è detto che possiate cambiare. Voi siete stati presenti in vari eventi grandissimi anche nella capitale, no? Col MIUR, con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministro stesso, con autorità regionali e nazionali, quasi sempre ci hanno chiamato. All'Expo siamo stati ben due volte quest'anno, sia a maggio all'inizio e adesso ottobre. Ovviamente rappresentativi ci sono stati dei ragazzi. Dei ragazzi hanno presentato e hanno apportato i servizi agli stand, diciamo. Gli stand, quindi avevate uno stand vostro, provincia di Latina sicuramente. Nella regione Lazio. Ebbene, questo è importante, invoglia voi insegnanti e i ragazzi sentirsi, diciamo, parte integrante della vita quotidiana. È la batteria della nostra scuola. Perfetto, un buon esempio, una buona definizione. Va bene, a presto, ci risentiremo perché non mancheranno, penso, occasioni proprio per valorizzare non solo la scuola in sé per sé, ma il prodotto che porta la scuola. Quindi voi sfornate, ecco, col termine forse non è metaforico, in effetti sfornate professionisti della cucina, della pasticceria, poi ci sono altri corsi anche di pizzeria. Tra poco verrà istituita una cantina didattica intitolata la cantina di Bacco, ha 36 anni, uno dei pochi istituti in Italia dove esiste una cantina didattica. Perfetto, di Abicio non avete fatto nulla per Abicio? Ci stiamo intrecciando, come la dite? Ci dobbiamo intrecciare. Sì, prepararsi voglio, anche perché voi dovete fare una ricerca storica, sempre. Ogni modo bibliografica c'è e altro. La ricerca storica, la contemporaneità in evoluzione culturale. Evoluzione. Benissimo, grazie, ecco, sono a piacere di intervistare il professore perché è competente, poi ecco, è chiaro, definisce e chiarisce bene ex alunno di questi siti. Quindi ex e più docente. Benissimo, buone cose. Grazie. Arrivederci.